Ed eccomi qua ragazzi, scusate il ritardo, ci stavamo organizzando per formare il trio e continuare a giocare a Inside the Backrooms. Questa è la terza live del gioco, nell'ultima live stavo per vomitare, vediamo in questa se riuscirò a tenere lo sbocco dentro di me. Perché c'ha delle dinamiche, non capisco se quando c'è poca luce, fatto sta che quel cazzo di gioco mi metterà nausea, cioè mi fa venire le... come si chiama? Tipo le vertigini, porca vacca. It's Nicolax, bentornato, come stai? Nicolax, let's go, facciamolo. Ti piacciono gli horror? Non mi ricordo se ti piacciono gli horror, Nicolax. Bene, allora mettiti comodo, perché dobbiamo andare avanti con un horror, l'abbiamo iniziato e dobbiamo finirlo. L'abbiamo iniziato e dobbiamo finirlo, quindi ora, raga, cambio schermata e entriamo in game. Let's go. Allora, fatemi mettere qua il gioco. È partito? Ci siete? Io vedo una schermata nera, what the fuck? Ok, ci sono. Bene, ragazzi. Fidget spin! Oh, aspetta, io vedo una schermata nera, perché? Ah, ok, eccolo, waiting for us. Dai, oh, allora io ho un quadernino, mi scriverò tutte le cose che troviamo e andiamo avanti. Allora, sì, qui è pieno di lettere. Ma caricati qui, Rich, prima. Caricati di roba, guarda, è tutto pieno. Bella fidget. Sì che mi ricordo di te, Nicolax. Sei un ex mod. Ok, ci sono. Fidget, sì, ritardo, ve l'ho detto anche su Discord. Stavamo aspettando agonia, ha tardato lei, ma non poteva aggiungere. Cioè, una volta che iniziamo il livello non ci si può aggiungere. Se qualcuno legge questa nota, devo avvertirvi che state per entrare in un territorio squallido, pieno di creature aggressive. Mentre cercavo di scappare ho trovato innumerevoli cadaveri, molti di loro contengono oggetti importanti che possono essere utili per uscire da questo inferno. Purtroppo una di quelle creature mi ha morso, ho finito le energie e non posso più continuare. Ti do quel consiglio, spero che tu abbia più fortuna di me. Ok, niente di utile. Ha morso. Ma questi tizi, come si possono uccidere? Il porco? Silenzio. Fate silenzio. Oddio, eccola. Raga. È già morto. Manco iniziata, cazzo. Porca puttana. Vado a trovare la porta luminosa. Che cazzo. Ma aspetta, ma silenzio in che senso? I movimenti, notte il bastardo, giusto? Qualsiasi cosa. Cioè, bisogna stare immobili. Vediamo che sto passi. C'è qualcosa che brilla, una chiave qui. Dove? Da quello lì, bisogna salire, ecco. Da qui. Chiave per il deposito della fogna. Ok. Chi trova la porta deposito fogna, lo dica. Non si vede un cacchio. Io prendo appunti. Qua c'è un rumore. Non si tipo capisce. Orologio. Boh. Però non c'è altro. Allora. Andiamo a destra o dritti? Io opterei di dividerci. Agonia? Sì. Ti va? Io vado di qua. Ok. Io vado qui. Vabbè, dividerci. Vieni con me, Agonia. Vai, facciamo così. Che Josh è più extra. Finisce le strade. C'è anche il lato sinistro da andare di là, eh. Come lato sinistro? È andato il topo. Oh, ma Agonia, devi andare dal topo. È no, non è sbarrato di là. Crediamo in te. Qua? Vai lì a destra. Aspetta, sta arrivando il topo. Stai abbassata e nascosta. Abbassata. Devi stare immobile. Sì, no, ovviamente se cammina verso di te muoviti abbassata. Ma se ti muovi in piedi ti incula. Se fischi per sbaglio sei morta. Qualsiasi cosa trovate, ditelo. Che mi devo sacrificare proprio io? Dimmi cosa. Carne fresca. Allora, trovate una lettera. Ho trovato un muovere. Sopravvissuto e mi ha parlato. Ah, ma raga, ma di che cazzo di musica che è? Dice l'ordine di come raga, c'avevo la musica di ieri, scusate. Nella stanza delle cure, ma devi passare attraverso dei frantoi in movimento. Dovremmo vedere come fermarli. C'avevo la musica di ieri, non me l'avete detto, vaffanculo. Io non la sentivo, ma non me l'ho guardato qua su OBS. Ok, quindi una statua ti dice come mettere i medaglioni perduti.
E dobbiamo passare da dei frantoi. Ma smetti la traduzione, stronzo. Ah no, è in italiano, eh. Ah, è sempre. Che cazzo stai dicendo? Oh, vabbè. Io mi sono perso. Come cazzo faccio? Ma non posso saltare. Ah. Oh merda. Ho trovato Stavo per storage morire. area. Ho trovato storage area. Aspetta, non posso più tornare indietro, non c'è più la scala qui. Oddio, cos'è questa cosa? Dobbiamo trovare un foglio con scritto BA3, Ah, AB1 e così. dei colori. O forse ce l'ho qui, vediamo. Ho trovato una porta. Forse è la porta del deposito. Che dice? Ehm. Allora io di qua mi ricordo che dobbiamo fare tipo un metal Oh. detector. Aspetta che c'è il Sto ratto. arrivando da te. Io vado dritto allora. Ma non è vero, mi ha ucciso, ero fermo, porca puttana. Ma se ti passa vicinissimo, ti devi allontanare abbassato. Ma vaffanculo. Non ho capito come si fa a salire in questi muretti. Per Dalle scalette forza basse. dalle scale. Comunque la porta la posso aprire. Ora cerco di capire come salire qui su. Sto andando tutto quanto a sinistra. Io sto tornando indietro dove ci siamo separati perché devo salire. Mi C'è un ricordo problema. Che minimamente come si costruisce il metal detector. problema? non si può salire qua dove c'è la porta. Forse si può solo uscire da lì. No, no, in qualche modo puoi salire, devi seguire i tunnel. No, Cazzo è no. questa stanza qui? Io sto andando verso il tunnel. Oddio, c'è un altro ratto di merda. Cazzo, mi prenderà. Oh no. No, non si può Oh andare, no. raga. Oh Sto no. tornando. Cosa? Ciao, Nicolas, grazie. Buona cena, allora. Minchia, che culo, non mi ha preso. Ma cos'è quel ragno fatto di mani? È un coso che anche lui non. Oddio, ce l'ho davanti. Lui non vede un cazzo, però se ti trova davanti ti incula. Però lui non ti sente, cioè puoi andare. Io non ho ancora capito quando mi sente il mostro Ok, gigante. sono in un punto interessante. Oh, arriva! Sta andando da qualcuno, incazzatissimo. Non è che tipo. Io ho trovato delle scale, una galleria. Cosa? Oddio, ci sono degli insetti fatti di boh. Di polmoni, di orecchie, eh? Cosa sono quelle robe? Ah, boh. Di boh, Figa, devi sempre. passare nei bordi dei cosi Perché rotondi, c'è ma la non mi faceva prospettiva, salire. uno sembra un polmone, un altro sembra un orecchio. Ah no, sono semplicemente degli schifi. Raga, non posso saltare, devo avere delle scaline per fare quello che devo fare. Ah, ma Josh, sei andato aspetta. molto avanti? Io sono arrivato a fine posto di qua. Io sono arrivata. Oddio, ho due ratti davanti a me. E allora io posso semplicemente andare avanti, ma c'è tipo un mostro a forma di non so cosa che mi fissa. Ok, Josh, qua c'è una porta aperta, sei già entrato. Sembra più una lingua. Storage. Guardate da qua. C'è scritto storage. No, non c'è scritto un cazzo. È in Cosa? fondo dove sei andato tu a destra. Sì, è la storage area, sono entrato. Ah sì, ok, ora c'è scritto. E beh, cosa c'era qua? Qua ci sono dei C'è dei cavoli. cavi da collegare, ma dobbiamo trovare prima un foglio con scritto le cose. Oddio, ma io ero Io arrivato quasi guardo a finire, ora. intorno. Ora inizio a ricordarmi, avevo quasi finito sto Ok, livello. però mi devi dire gli appunti, cioè cosa scrivermi. Qua ci sono delle cose da scrivere per i cavi. AC2, ora me li scrivo, aspetta. Sì, no, ma io ti ho detto trova il foglio con scritto AC e dei colori, tipo quella roba lì. Poi ovviamente va riportata lì. Porca puttana, mi sono cagato sotto.
trovato un tunnel lì. Perché sto minchia non sale questo personaggio? GG! Bentornato! Il nostro personal trainer di fiducia. Io voglio vedere cosa c'è in sta galleria. Stanza delle cure, ma devi passare attraverso dei frantoi in movimento. Devo vedere. Prego, come non fermare. Mi uccidere. Comunque, Fidget, vedi che non posso salire qua. Madre di Dio. Non posso, non posso. Posso solamente salire nei gradini. Io non capisco cosa ci stiamo facendo. C'è un'area apparentemente senza niente da fare. Questo sono io il sabato mattina. Quando esco il venerdì sera. Io sono in un posto strano. Questo sono io il venerdì sera. Io sto facendo in pratica lo stesso giro che hai fatto tu, Josh. Dovrei arrivare dove sei tu, credo. Comunque, la parte che ho fatto io a sinistra arrivava in un... c'era una porta sopra questi banchine, come cazzo si chiamano. Ma non si poteva accedere, cioè non c'avevo i gradini in nessun modo per andare. Quindi probabilmente si può solo uscire da lì. Sì, anche io ho la stessa situazione. Quindi mi sa che si vedono dopo. Se due situazioni, se due posti. Devo capire se posso andare di finalmente qua. Ce l'ho fatta, è un labirinto pieno di barre e pulsanti con due percorsi separati. Ogni percorso è completato dall'altro. Cioè devi fare strada con i pulsanti. Devi sperare, assicurarti che quale recinzione scivoli quando premi un pulsante, in modo che poco a poco si avvicini alla fine di questo labirinto. Molto importante non separare così tanto, può essere dannoso. Non okay, separarsi? Non ci ho capito un cazzo. O non separare? Non separare c'è scritto, sarà tradotto male. Qua ci sono già andato, boh, io non so più dove andare. Allora, io sto andando in un altro punto dove ci sono ammassi di schifi. Oddio, sto coso, che schifo. Ma che cazzo? C'è un tunnel infinito. Ma da dove è uscito questo qua? Ma non è vero, ma vaffanculo. Un'altra lettera. Allora, nel caso ti dimenticassi l'angolo di leva del cambio. Te li scrivi, Rich? Allora, hashtag 1 uguale 320 gradi. Hashtag 2 uguale 180 gradi. Hashtag 3 uguale 20 gradi. Ok. Una cosa che servirà. Comunque io sono tornato in pratica all'inizio. Da dove siamo partiti? Vabbè, allora io me lo faccio sto labirinto, vediamo. Ma dove sei andato? Ti ricordi la strada che hai fatto? In fondo poi? Devo guardare te però. No, beh. Da dove siamo partiti? Tu hai detto che andavi in fondo e ci siamo divisi. Un macello ho fatto di strada, sono andato a destra, a sinistra, poi sono entrato nel primo tunnel a sinistra, ho girato tutto intorno a destra, sono arrivato in fondo a destra, poi a sinistra, poi a destra. Ah, aspetta, ho capito. No, è un casino. Poi sono entrato in una galleria. No, anzi no, non ho capito. Per me qua è tutto chiuso. Che tunnel? Ma com'è fatto questo tunnel? Ma quelli con l'acqua? Che esce? Ma c'è un tunnel dove no, sono... No, è un tunnel grosso. Boh, vediamo se lo trovo. Ah, aspetta, ho trovato roba. Siete già andati in questa specie di sala dove c'è un cadavere, un sacco di roba a terra, tutto disordinato, no? Sì, esatto, lì, devi girare lì e continuare a seguire quella stanza. Io sto facendo il labirinto intanto. E sei entrato nella stanza quella con tutta la munnezza. Oh merda. Raga, ma io me ne vengo via dove state voi. Vi raggiungo? O continuo a esplorare sto tunnel? Dobbiamo trovare tutti gli annunci che possiamo. Cioè tutti. Ok, allora proseguo. Prosegui, sì.
qua vengono sempre due ratti. Josh, l'ha già trovato un cadavere in una stanza piena di mani? Ora le mani non me le ricordo. Una stanza piena di immondezza, l'hai trovata? Con un armadietto, con un lucchetto? Bloccato? No. Hai una chiave? No, ma la chiave l'ho già usata per aprire quella Ok. stanza dove sei entrato. Comunque qua c'è un cadavere con un biglietto, ora vedo se riesco ad avvicinarmi, pieno di mani. C'è anche una blatta enorme. C'è una blatta gigante. O ok, ho trovato il codice Ok. rosa, rosso, sti cazzi. Per i cavi, ok? Io ho Quindi ora... trovato una porta. Ok, una porta con un documento e un macchinario strano, che deve essere quello che faceva il casino. Oh, cazzo. Trituratori. Vaffanculo. Sembra impossibile passare dall'altra parte, ma c'è un modo. Devi solo trovare il telaio 3x3 e posizionare i numeri nell'ordine corretto. Questo dovrebbe fermarli. Quindi bisognerà poi disattivare questi trituratori con appunto dei numeri, no? Che penso siano Ok. quelli che ha trovato Rich, no? Sì. Io so anche dove disattivarlo quel coso. Ora lo faccio. Ok, allora qui penso che non ci sia nient'altro in questa stanza. Ne torno. No, in realtà devo esplorare ancora di qua. Allora, vi può tornare utile che disattivo ora queste cose, quei fili, con quei fili, Josh? Dove sei tu? Per i trituratori, dici? Ok, Credo servano a quello, no? poi dovreste venire qua però. Oh, cazzo! Ho trovato... Sì, ho finito il labirinto, ragazzi. È Che senso? un labirinto assurdo. No, merda, mi Vediamo sono cosa trovo. perso. Ah, no, è qua giusto. Come è Continuo uscita? ad esplorare Ma di qua. come? Ma raga, sono riuscito a Ok, salire. l'ho aperto. Quindi qui possiamo venirci Riuscito quando a cazzo ci salire alla pare fine della senza fare porta il di prima. labirinto Mamma, ora. che cos'è? Cioè, dove sei È a adesso? posto, aspetta. Io ho sentito un Informazioni sugli rumore. spuntoni. Lungo il corridoio sono stati costruiti degli spuntoni di sicurezza per proteggere alcune zone. Se qualcuno volesse disabilitarli, dovrebbe collegare i cavi nel ripostiglio. Questo dovrebbe fermare gli spuntoni. Quindi quei cavi che colleghi te, Rich. Ok, però aspetta che nel frattempo ho trovato un'altra stanza e sto entrando. C'è una specie di labirinto con delle mani. Probabilmente troverò qualcosa. Perfetto, allora io vengo via da qui. Quando saranno fatti gli spuntoni torno perché ora muoio. Ok. Oppure se nel frattempo vuoi tornare indietro, se ce la fai. Avete Aspetta, che io mi sono perso e ora vediamo dove arrivo. trovato degli oggetti taglienti per aprire delle botti, tipo? Dei Dei piedi di jetty tank. porco, robe così, No, tipo? quello no. Ho trovato Perché in solo questa stanza strutture è come che posso spiccose. aprire dei cosi. Che sono morto, vaffanculo. Però lì vedo delle altre cose. Oddio, oddio, che schifo. C'è un foglio sul barile, aspetta, ora torno. Anzi, no, facciamo così. I Questa parte qua è inutile. Ma sembra un po' tipo Resident Evil in alcuni tre ingranaggi punti. denominano i due contrapposti laterali. Bisogna passarli con l'aiuto Ora della che sono leva. morto, posso approfittare per vedere com'è fatto Con questo l'aiuto della leva posto, fino al punto che premono i pulsanti inferiori. no? Quando Figgio, entrambe dove le l'hai luci visto il sono verdi, le foglio? Mi stai punte interne trollando, delle celle si alzeranno. Trova la marcia rimanente e la leva per attivare il meccanismo. Qualcuno ha trovato una leva? vero? No. Sto andando a cercare perché mi manca un punto da esplorare dove c'è tipo una stanza. E adesso ci entro. Figo sto posto, mi piace. Davanti la Un po' alla porta. Resident Evil. Ok, qua giù c'è sta leva, mi servono Questo, qualcosa. pericolo Allora qua radiazioni. c'è tipo una specie di, come si chiama? Manopola dentro Boh. un ga dentro un tubo di gas, tipo. Non so spiegarmi oggi, sono un po' cotta e non riesco a fare.
Hai bisogno della chiave per l'uscita della fogna per aprire questa porta, ok? Questa non è abbiamo uscita. Chiavi. Ok. Allora, continuo a vedere. Qua c'è un... No, ok, non allora, è vero, raga, in questa stanza non posso fare manopola, niente perché manovella, non ho... Insomma. Non ho il coso per aprire i barili. Ci sarà tipo una credo. Specie di puzzle con delle manovelle. Ora vado sul sicuro e cerco la quella stanza dei qua cavi. Qua c'è una manovella mancante, appunto. Quindi tu hai trovato una manovella? No. Chi è quello? Sta qua mica è radioattiva, no? Bella biglio. C'è qualcuno in GTA non giocate più, abbiamo un po' mollato, sì, dobbiamo iniziare. Un tizio. Dobbiamo iniziare con un nuovo progetto a breve. Torniamo su Impero, però. Chi poi vi dirò quando sarà ufficiale, ok? Ok, sono nella stanza dei cavi, ora provo ad unirli. Ok, Rite Rich. Allora, fermi salute. Tutti che ho fatto lo screen. Non funziona più la torcia. Quindi te stai andando a unire i cavi, io vado a vedere gli spunzoni, se... Io sto continuando a esplorare qua, per vedere se c'è un'altra stanza. Non ci credo. Ah sì, che okay, ce l'ho. Allora, gialla AB1. Manca un'altra manovella. Rosa AC2. Verde RJ4. Porco 2, figlio di puttana, la tua mamma zoccola. Ho unito i cavi e non succede un cazzo. Ah ok, ho attivato la manovella unendo i cavi. C'era una manovella qua nei cavi, quella che dicevate prima forse. No, sì, vado a vedere, stai tranquillo, vado a okay, vedere. Ok, ho sbloccato roba comunque. Ho raccolto un secchio. Potrebbe tornare utile un secchio, non lo so, ditemi voi. Ah, voi. un documento. Che dice? Aspetta. Codice del cavo, uscita fogna sinistra. Allora, bianca. Aspetta che scrivo. Ma non è che è quello che hai già fatto te, Rich. No, questa è un'altra parte nuova perché io sono appena arrivata qua, quindi... No, non bianca... è quello fatto da me, vai, dimmi. Bianca AB1. Blu BA3. Rosa AC2. Grande Rich, hai stoppato gli spunzoni. Verde RJ4. Okay. Se i numeri di frame 3x3 sono in ordine, i distruggi documenti smetteranno di funzionare. Ok, quindi devo fare un giochino ora. Devo mettere 1, 2, 3, ok. Sti cazzi, sto giochino lo facevo da piccolino, era divertente. Oddio, ma qui si può cascare di sotto? No, sto sbagliando. Cazzo c'è qua? Se cado di qua, che fa? Sbagliato totalmente. No, era giusto. Sono un po' disorientato. Mamma mia, mi sono intrippato. Succhi di frutta. Come sta andando con carta e penna? Sei combinato? Sì, dobbiamo scrivere le cose qua, se no non ce le ricordiamo, cazzo. Vaffanculo. Prova a ritornare alla stanza di prima, Fidget. A fare che? Non li posso aprire quei... Non me li fa aprire quei secchi di merda. Ce l'ho fatta. Dovrebbero essersi fermati quei cosi, eh. Allora, cosa? I trituratori? Mm-hmm. Quel allora rumore di prima. Là. Ok. Ok, adesso provo a ritornarci. Oddio, ho trovato un medaglione. Ah. A caso. Che sta per prendere? Medaglione. Che cazzo è un medaglione? Ci serviranno tipo dopo. Ma per terra? Bisogna guardare. No, ce l'aveva uno tipo abbracciato.
Raga, qui è pieno di roba gelatina, perché... Vabbè, non so manco dove sei. Sto vicino all'inizio io. Anch'io sono... Però in realtà sono in fondo nel tunnel, quello che ci sta a destra, subito. Porca puttana, è enorme il posto, non ci sto più capendo un cazzo. Allora, i trituratori sono fermi, io andrei a vedere. Sì, allora, devi andare nel tunnel, devi fare attenzione un po' ai due topi. Ma poi non ce ne sono più. E se tu prosegui. Sono arrivato, sì, sono fermo. Ah, sì, già, aspetta che arrivo anch'io. Sono arrivato ora a caso. Allora, ecco cosa sta dicendo la statua. Segni, Rich. Vai. Se arrivo anch'io. Allora, primo topo. Dai, scusa, dimmi. Il secondo non so cosa cazzo è, metti tipo aquila. No, cos'è il primo topo? Il primo è topo, proprio un topo disegnato. Ah, primo topo, secondo aquila. Terzo pesce. Uy. Oh, stiamo giocando davvero bene, ragazzi. Perché non mi fa raccogliere la gelatina di merda? Ce l'hai già, scusa, usala e poi raccoglila. Oh merda, merda! Mi far cagare sotto, però, Rich. Cazzo, c'è un topo. Ma se fischio? No. Ok, sì, sto sbagliando strada. Il topo aquila pesce. Però okay. Io voglio vedere da è morto quella, come ha fatto il posto. Un'aquila, no? Mi pare un'aquila. Sei entrato in un tunnel lunghissimo con un sacco di biforcazioni? Biforcazioni? Sì. In una specie di stanza con delle gabbie, delle celle. Sei entrato? Bisogno della chiave per l'uscita dalla fogna. Questa è l'uscita. Sì, tutta quella parte l'ho già vista poi. Una stanza con delle chiavi l'avete trovata? Con delle celle? No. Ok. No, non è che è il labirinto quello, Rich? No. Non mi sembra proprio un labirinto. Dobbiamo fare il metal detector, puttana Eva, ragazzi. Cosa? In che senso il metal detector? Per trovare... E dove l'hai trovato? No, va fatto. Va fatto dove? E ora si trova il modo, vediamo. Qui qua c'è una stanza con delle punte a terra. Ma dove hai trovato il metal detector? T'ho detto dobbiamo farlo, non l'ho trovato. E come fai a sapere che bisogna farlo? Perché l'avevo già fatto un pezzo di sto livello. Ah, ok. Hai spoilerato, insomma. No, spoilerato, cioè... Sì, ok, perfetto. Ma te corri, ma... Io corro, ho mangiato la cosa. E il topo? Sei morto, ciao. Rich? Sì. Ciao! Sto guardando... Guarda che qui c'è roba, l'hai già trovata la roba qui? Che c'è, dove? Una stanza... Sì, qui è dove c'erano gli spunzoni. Ma che cazzo mi dite che eravate? T'ho detto il labirinto. Labirinto. Ma mai visto il labirinto? Fidati al labirinto. Di qua cosa c'era? Niente, mi serve una leva a me. Ecco, di qua non sono andato. Mi sono perso. Non so più come respawnare. Prova la porta. Grazie al cazzo. Mi fa tornare indietro qua. Ok, qui ci sono delle celle, sì. No, quello è il labirinto, guarda, anche se non lo tocchi. L'ho già finito, ho già preso quello che ci serviva. E pulsante? Fan cazzo. Lo sai che se c'è il tempo, se non respawni muori per sempre. Ma non è vero, Fidget. Ok. Non dire stronzate. Hai esplorato quindi anche la parte che stava... Sì, abbastanza. Raga, non mi son perso. Anche se mi dà l'indizio, oddio, non so dove devo andare. Tutto quell'insetto, che schifo.
Io mi sono perso. Quindi anche nella parte, diciamo, delle dove sta tutto quanto l'acquedotto con... Boh. Sono esausto. Ho cercato ovunque e non riesco a trovare i medaglioni da mettere nella stanza del trattamento delle acque. Basta controllare i canali principali per vedere se sono sommersi, ma quelle acque torbide non lasciano vedere il fondo. Se solo avessi un metal detector sarebbe più facile. Guaiu, non ti piccia, che mo lo faccio io il metal detector. Ma come? Ah. Minchia, raga, era lontanissimo. Josh, ma se non riesco a spawnare entro tutto tempo, non posso più spawnare. Io per sempre. Davvero? Veramente, eh? Ma va. Dimmela questa cosa. Grazie, Fidget. Non so che ci fosse un tempo per spawnare. Ok, che cazzo faccio? Se vuoi possiamo andare insieme, Rich. Sarebbe bello. Sono un po' perso qua. Dove siete. Cos'è qui? Ho sentito un urlo. Io qui ho trovato qualcosa, ragazzi. Io ho trovato un topo. Se qualcuno trova un armadietto con un blocco di sicurezza, usa questo codice per aprirlo. Sì. 6284. Aspetta. Ah, è tipo... Josh, ti ricordi dove ci siamo visti prima? Quando sono morto. È lì in quella zona, l'armadietto, il codice. C'è un codice in un muro, lì in fondo, oltre. Ok. Sto pensando, dove sei morto? Dobbiamo tornare indietro. Devi fare la stessa strada che hai appena fatto. Devi andare lì. Ma vaffanculo, due volte di fila. Ho visto che c'è un muro con una specie di puzzle con dei numeri, tipo dall'1 al 9. E quindi mi sa che è lì che bisogna fare. No, sino. Non è lì. Ah. Allora non lo so. Comunque lì c'era un sacco di roba dove eri prima. Oltre. No, ma sì, ma è già fatto lì. Andiamo di qua, dai. Ma voi rispetto all'ingresso, dov'è che siete? Avanti o tipo a sinistra adesso? Boh. Io penso che siamo nella direzione... No, non lo so. Bisognerebbe in un foglio tipo dalla partenza disegnare il percorso. La strada che si fa con le curve, le cose. Così poi si riesce a... Siete ancora nel tunnel quello che stava a destra o siete andati avanti? No, sai dove arriviamo ora? All'inizio. Ok, allora vi aspetto all'inizio, magari sta... Ah, sì. Vedi qua, Josh. È qui l'armadietto, qui a sinistra. Me lo ricordo io. Ma questo non ce l'ha il codice. Sì, vedi. Dice che è bloccato. C'è il lucchetto. 6284, vai. Ah, Rich. Posso interagire. Fanculo. Devi venire da noi, c'è l'armadietto. Quello iniziale? No, è un po' più avanti. Ah, qui hai trovato il foglio, l'hai già fatto, i cavi, GG. Non interagisce, prova tu. Non riesco a scorrere i numeri. No. Ah, forse lo devo scrivere. Vi sto cercando, ma... Forse devi scrivere dalla tastiera. No, no. Come cazzo hai fatto? Metal detector. Siete all'inizio, tipo? Ora ti vengo a prendere io. Allora, prendiamo una bella jellyfish. E andiamo a prenderlo. Come hai fatto ad aprire i numeretti? Interagisce e poi tieni premuto mentre scorri. Dove sei che io sono all'inizio? Sono andato dentro un attimo perché sento il rumore provenire da dentro. Dentro dove? Ah, vieni dritto qui, vai. Corri. Bisogna sempre fidarsi del fidget, let's go. Magari non... Perché ci deve essere così? Perché io ero in una stanza radioattiva prima. Dove ci sono dei secchi, ci sono dei secchi e sono chiusi. Sono bloccati, tipo. Quindi bisogna aprirli con qualcosa. È l'olio quello. Tipo l'olio, sì. Forse è questa la stanza, guarda.
Sì, è questa qui. No. Non scherzavo. No, no. Questa era quella dei cavi. Andiamo più al metal detector, Nicola. Io sto venendo da... Boh, non so chi sto seguendo di voi. Era come Wasp. Ecco, sta parte non l'avevo vista. Perché ho fatto il tunnel gigante. Venga, venga. Qua. Questa armadietta. Ma io ce l'ho? Io non l'ho preso. Prendi. Ah no, ma ce l'avevo da prima. Ah no, okay. No scherzo, non ce l'avevo. Ma guarda che c'era... Ah no, niente, niente, scusate. Avete letto tutte queste note? Anche quella lì in fondo? Sì, sì, quella era il coso dei cavi. Figlio di puttana, la tua mamma zoccola. Lol. Che cazzo facciamo? Ti aspettiamo o continuiamo ad andare avanti? Io qui già stavo marcando un medaglione. Ah, ma è da usare qua il metal detector? Sì. E cazzo, dillo prima. Ma dove ci sono le mani? Allora, no, 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 no. Aspetta, lo faccio. Ma fanculo, va. Però dovete stare attenti che il metal detector fa beep e vincula un mostro. Dove sei, Rich? Qua. Dove lo devo usare? Faccio vedere dove mi ha fatto beep a me. Girati, che te lo metto nel culo. No, grazie. Vieni qua. Allora, qui. Ok. In acqua si usa? Sì, in questa direzione mi inizia a segnare qualcosa. Cazzo dici? Qua. Spostate. Indietro? Sì, ah, vieni, no. Vieni. Ma sei sicuro che dobbiamo trovare sotto l'acqua queste cose qua? Oh, c'è roba qui. Fa un suono più acuto. Dai, 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 dai. Acutissimo. Guarda in terra, Rich. Ah, eccolo. Hai trovato? Bella. Medaglione pesce. Perfetto, ci manca quello dell'aquila. Oh, il topo, cazzo. Stai giù, stai giù. Dia la torcia, così non è il metodo. No, niente. Ma vaffanculo, ma dai, era immobile. Ah, che due coglioni. Dov'è la porta? Ma vaffanculo. La porta dovrebbe essere all'inizio. Vai, no, in che direzione? Vai, segui il topo. Segui il topo, ah, vai qua. Dove sta andando il topo, poi a destra. Tipo di solito è lì. Ok. Minchia, un labirinto, questo robo. Io non ho un cazzo. Occhio di... Occhio se respawnate. Specialmente te, Rich, che c'è il topo sopra il tuo corpo. E dimmi quando respawnare. No, 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 fidget, aspetta. Non sono occhiali da vista, sono occhiali antiluce blu. Dimmi quando spawnare. No, no, te puoi, Nico. No, Rich, ti ho detto aspetta. Aspetta, il mostro accanto. Prendete la roba, mi raccomando, Nicole, spostati veloce. Corri, corri, questo non ti sente. Ma va fangul. Questo non ti sente, ok. No, ti ha preso perché ti è passato sopra. Ma ci serve il metal, che cazzo sta facendo? Eh sì. Dai. Dobbiamo trovare. Andiamo. Ditemi quando là, non respawnare però. Rispondo, vai, rispondo. Vai. Vai che siamo qua. Ok, ok. Qua niente. Devi prendere il metal detector, Agonia. Sì, 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 lo so. Dammi qualcosa.
Altissimo, vai, trovato. Ok, torniamo indietro. Occhio a destra. Vedo da arrivare da voi appena riesco. Ok, quindi col metal abbiamo finito, abbiamo 3 medaglioni. Ti ricordi dove metterli? No. Oh. Occhio. Ferma. Sì, streama ragazzi, streama agonia. Mette anche la facecam. Il problema è che c'è un nome un po' strano e... aspetta, ve lo procuro. Una via libera, mi sa. Occhio, gira un mostro. Vai. Vai, correte. 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 Da me. Veloci. Sta arrivando il mostro. Veloci. Da te dove? Qui, sono qua. Ma io sono dietro di te. Cazzo dici? Dietro di te. Ah. Lol. Boh, io mi giravo e vedevo agonia. Tu non c'eri, che cazzo. Qua c'è una tanica per chi la vuole. Presa. Vabbè, qua ci siamo già venuti. Perché siamo tornati, scusa? No, così ora giriamo a perdere insieme. Tempo. Sai che ti dico? Ti chiudo dentro, stronzo. Ah no, eri tu. Allora, mi sto confondendo, siete tutti uguali. Josh, dove cazzo sei? Sono all'inizio. Ma come all'inizio? Eri qua dietro. Ah, eccoti. Vieni, agonia. Raga, voglio finire il livello. No, ma mi ha mangiato, ma non è vero. Ma perché? Ma questi, se gli cammina a fianco, non dovrebbero mangiarti, no? Vabbè, ecco la stanza dell'olio che dicevi. Vediamo cosa serve. Cosa serve? Ci sono dei barili che non si aprono. Allora, uno di questi barili ha ancora olio dentro. Basta colpirli per vedere se sono pieni o meno. Per estrarlo dal contenitore avrete bisogno di una tanica, fine. Ah, ok. Ce l'ho io la tanica. È che non so dov'è la cosa dei barili. Ma figlio di puttana. Dai, non so dove andare. Dove cazzo devo venire? Ah, forse è qua. È qua, è qua. Qua, qua, qua. Vieni da dietro, agonia. No, da dov'è che si sale? Da qua, da qua. No, da destra. In fondo. Da qua, da qua. E poi si fa il giro nel ponte. No, ci invece i mostri mi hanno perculato. State lontani dalla porta. Cioè? C'è il topo di merda. Ah, ma... Fidget, c'era il foglio, hai ragione, cazzo. Non lo potevo vedere perché ero morto. Vuoto. Vuoto. Ragoni è fuori, che gli ho detto sta lontano dalla porta. Lo so, infatti sto... Non me la fa usare la tanica qua, perché? Che vuoto, ti devi dare i colpi, okay, vedere okay. Se minchia Riccio, appena esci è un casino, è lì dietro la porta. Ma no, lo so, lo sappiamo che è qui. Perché colpendo arriva. Vuoto. Oh, sono tutti vuoti. Trovato. Ok. Spostati. Ok, ce l'ho anch'io una tanica. Riempiamo le fangulo. Usa. Usa. Vai, riempi la Rich. Sta là dietro, Rich. Magari ce n'erano altri. No, penso sia che solo uno. Non la posso più usare. Che vuol dire? L'ho riempita, però un po' ce n'è ancora. No, vabbè, ma basta, abbiamo le taniche piene, fanculo. Josh è la psicologia dei giochi.
Oh, ma cazzo, ma c'era il maiale lì così. Dai, oh, che cazzo ci facciamo con questo olio? Un'insalata. Allora. Beh. Calmi. Bisogna scendere di qua. Intanto. Cosa, beh, Agonia, non mangi l'insalata? No, bleh, con l'olio della merda. Oh, oddio, Josh, mi sai... Ah, sta Agonia, che cazzo. Sono bloccato. Vieni, andiamo via. No, si esce da qua, bro. Ah, ok, abbassato, ci passo. Ok. Ora... Io... Oh! Zitti. Abbassato, se corri così ti incula. Ma che dici? Guarda che sono al sicuro. Ma tiro un fischio, vuoi vedere? Fermi. No, sei un coglione. Sì, sì. Fischia, fischia sto cazzo. Vieni che c'è Agonia qua. Bastardo di merda. Oh, un rumore. Lo sentite anche voi? Sì. Tipo una motosega. L'ha risvegliato Rich con il suo richiamo ancestrale. No, merda, sono caduto giù. Dai, ragazzi, non... Dai, proseguiamo, qua non c'è un cazzo. Sta andando allora... via la vista. Allora, io voglio la gelatina. Volete venire con me? Oh, un urlo verso da destra arrivava, Da qui. Si può andare qua? Occhio. Di qua, Rich. Zitti, zitti, zitti. Ma vaffanculo, ma ero lontanissima. Nicole, lui cammina. Se gli stai davanti, muori. Cioè, non è che se stai zitta con te calpesta. No, no, ma ero lontana, ero lontana. Fischia ora, vai Rich, fischia ora. Dai Josh, che cazzo facciamo? Io andrei alla stanza di prima dei tritacazzi. Infatti, andiamo. Io sto andando. Ah, si va da lì. Per inizio quanto a mi destra. Ricordo, sì. No, Agonia, indietro, indietro. È andato qua, Josh. Ok, ok. No, merda. Ferma. Joss è andato dritto a destra. Dritto nella zona più... Dove ci sono gli stronzi. Ah, sembravano stronzi. È la Munnez. Oh, però, daccene un po' di gelatina. Te la mangi tutta e tu, brutto porco. E la voglio anch'io la gelatina, non ce n'ho. È girato a sinistra? Nelle ruote? Dentro, dentro, sì. Ma qui era già... Ah, per i medaglioni, ok. Ah, Izzy, buongiorno. Izzy, buongiorno. Io mi sono abbonato già due volte e te mi segui ora. Beh, che cazzo dobbiamo fare? Roll. Ciao, Izzy. Allora, io non mi ricordo dov'è la stanza dei medaglioni. Ma certo. Che dici, Izzy? Che dici? Rip. Chiavi? Niente. Oh. Porco!
Niente, guarda, vedi perché muore Nicole. Cioè, indietreggia mentre gli cammina addosso. Spostati di lato. T'ho detto che lui non ti sente, puoi correre. Lol. Vabbè. Bravo. Comunque mi ha ucciso quasi solo quel coso. Che risolvi? Che cazzo fate ancora lì? Andiamo. Cose tue. Venite qua che non c'è un bel cazzo di niente. Venite, venite. Che strano. Ma qui ero già venuta, era qua dove c'è un c'era foglio. Il... Eh sì, era quello del codice che ti ho dato prima, bianco. Ah, okay. Vabbè, io queste robe le ho già scritte. Vabbè, raga, io sto continuando a girare, cioè giro, mi date una gelatina. Ce l'avete una gelatina? No. No. Dai, dai, risolvi tutto. Vedi, qua ci sono delle manopole qua. Vieni, vieni. Che manopole? Dove? E non vedi che tipo i tubi del gas? Ah, dai, inizio a rompermi il cazzo, eh. Cerco la soluzione sul web adesso. No. Oh. C'è il ratto. Devi fidarti solo di Josh. Che ora muore col ratto. Guarda come muore. No, come ce l'ha com'è. Guarda che culo. Oh, la stanza delle gelatine, cazzo. E dammela una. Cosa c'è scritto qui? Spuntone di sicurezza. Allora, qua giù che altro c'era? Ecco, questo fottuto codice. Questi numeri... No, no, fermo, non lo modificare, l'ho fatto giusto già. Come è fatto a farlo? Ripartono i tritacazzi. Andava messo in ordine, 1, 2, 3, cazzo, 9. Qua giù c'è l'uscita, ma non... Ma che Josh? Più. Ah, che qui c'era un medaglione. A destra sono andato. A destra rispetto a cosa? Rispetto alla destra. Ok. Là dentro era. Oh, lì c'era un bottone, Josh, in quella stanza, l'hai visto? Sì, è quello che ha aperto la porta da dove siamo entrati. Allora, qui mi serve ancora sta cazzo di chiave. Vai, Agonia, prima tu. Avete trovato qualche ingranaggio da montare, ragazzi? No. No. Dobbiamo cercare un fottuto ingranaggio. Dobbiamo a meno che non bisogna prendere le manopole. No, non va. Non è che è in questa stanza l'ingranaggio, Easy. Tre ingranaggi... trova la marcia rimanente. Dai, va trovata, puttaneo. Cosa hai trovato? Ho trovato un cazzo. Ah, vaffanculo. Questa altra lettera che dice? Ah, c'è ancora questa. Prima 320, seconda 180, terza 20. Quindi questa andrà da qualche altra parte. Sì. No, siamo arrivati da qui, andiamo qua. Cosa c'è qua? C'è un topo, calmi. Ah, qui c'era l'ingresso al labirinto che ho superato, quindi è inutile farlo. Minchia, mi sta andando via la vista. Vabbè, c'è un po' più di luce rispetto al fottuto livello di ieri. Quello del labirinto. Occhio, state larghi, venite da me di qua. Mi nascondo sotto questo oggetto di merda. Che passa? No, torna indietro. Ma va con ghoul. No, adesso Rich, vai in angolo. Aspetta. Non fare rumore, Rich. Ma è un casino ritrovare la strada per tornare. No! Rich, stai zitto. Non scorreggiare adesso. Oddio. Dai, si è buggato qui di fronte a noi. Ancora le mammelle che ha, Pinky.
Che raga, non trovo più uscito. No! Ma come? Com'è successa questa cosa? Te l'ho detto di non scorreggiare. Io sono vivo. Io non te... Cerca, cerca che la trovi prima o poi. Segui la luce. Oddio, è la luce. Quando esce. Io vado più veloce della luce. Ma arrivare all'inizio è una cazzata ormai, non è che... Dipende da dove parti. Sono partito da qui, dove eri te, sono morto qui. Niente, qui ci siamo già passati nella strada che stiamo per fare. Ci ripassiamo con calma. Oh, c'è una roba appesa qua. Ah no, è una lampadina. Minchia. Però vedi, è da sola così. Sembrava... E Farid, si prova magari col metal detector se suona e si trova l'ingranaggio. Che pensi? Proviamo. Ok, voi dove siete? Andiamo. Andate avanti? Qua. Siete andati avanti? Siamo qua. Sì. Cosa state cercando col metal detector? Boh, l'ingranaggio, magari suona, non so. In effetti dovrebbe trovarlo un ingranaggio, il metal detector. Qua è pieno zeppo di gelatina. Raga, ma qui ci vuole chiave per la stanza trattamento acqua. Qui vanno messi i medaglioni. Dove cazzo è la chiave? Ma veniamo o no lì? Ah, vabbè, che vieni qui è inutile. Dai, mi sto rompendo il cazzo. Oh, Rich, questa è la difficoltà. È tutto uguale. No, merda! Dove devo andare qua, raga? A destra o a sinistra per la porta? Ve lo ricordate? Josh. E allora, alla tua destra o alla tua sinistra? Devi andare alla mia di qua. Porto due. Ok, ti seguo. Dove sei? No. No, non ti vedo. Sì. Vieni più in qua, vieni sulle scale. Guarda, segui l'ombra in acqua, vieni indietro. Ah, ok. Mi vedi? Sì. Sei andato dritto qua, in questo tunnel? Sì, sto continuando dritto. Ok. Fai tutto il giro intorno. Poi quando esci vai a destra. Vai a destra e in fondo. Ok, grande. Senso dell'orientamento vero. Ma io zero proprio. Non l'ho ancora imparato il giro, proprio zero. Non c'ho voglia di dedicargli troppo... Oh, la mia cosa? Cassa. Non c'è più la mia roba. Come no? No. Agonia. Cerca bene. No, io non l'ho presa. Come no, Rich? Ma che vengo a aiutarti? Vieni, ma non c'è. Aspetta. Ma non è qui, dove sei? Ah, no, questo è Nico. Sono morto qua. Sono morto qui che correvo. Sì. Non è c'è là. No. Levati un secondo di qua. Ah no, eccola, era... Guarda, è buggato sotto, è buggata, questo legno. Sì. Vaffanculo. Riesci a prenderlo? Sì, l'ho preso. Vabbè, diamo una svolta a questa roba o no? Abbiamo 1, 2, 3 indovinelli da fare. Non sappiamo dove cazzo... Cioè, 3 codici, 3 robe. Proseguiamo dove stava andando Josh? Non sappiamo ancora dove metterli. Dove siete andati? Tutto uguale. Dove sono morto? Occhio che c'è il top. Cazzo. Josh che legge palesemente soluzioni sul web quando è immobile. Guardatelo tutti.
non fare rumore. Come state? Oddio, due topi. Possibilità di morire? Ah! Eravamo lì comunque. Allora, vediamo, iniziamo a leggere qualcosa. Prima cosa che vorrei fare, ah, Gesù Christ, è il labirinto. Ok, si è fatto. La stanza dei rifiuti. Prima di andare nella stanza dei rifiuti, devi fare sti cazzi. Si è fatto. Ripostiglio è etichettato come tale sopra. Chiusa a chiave, dovrai trovare la chiave, le fogne. Madonna, sti pubblicità di merda. Non trovo l'uscita. Ah, ok, di qua. Vai lì a destra. Sì, ok, ok. I medaglioni. Torna alla fine del labirinto attraverso la scorciatoia che hai aperto. I picchi si saranno fermati. Come non trovo i medaglioni. La statua trovata. I barili di petrolio. Ok, presi. Barili di petrolio. Dovrai interagire. Usa i tuoi fusti d'olio su di essi per riempire. Wow! Aspetta, dove che siete? Sala per il trattamento dei rifiuti. La stanza per il trattamento dei rifiuti è una stanza etichettata a moderata distanza. Oh, porco, due ste pubblicità. Oh, non riesci a leggere niente. Ti muove di continuo tutto. Dai, Josh, non riusciamo neanche a trovare la soluzione cercandola su internet, cazzo. No, no, so piano, scopri le nostre offerte primaverili, ma tu pigliassi fuoco almeno, puttana Eva. Primaverili, poi, cioè, ma che cazzo, siamo in estate. Allora, bisogna trovare la chiave nei cadaveri delle fogne, fine, andare in quella stanza che dicevo io. Okay. Perché sto laggando, raga? Voi dove siete? Cioè, vi ho visto prima. Dove sei morta, in fondo a destra. In fondo a destra. Dove stavi andando, in poche parole? La direzione è quella. Dai, è il momento di girare. Divisi tutti sui cadaveri, ragazzi, ok? No, cioè, cosa? Andiamo divisi e cerchiamo i cadaveri. Per farci che? Se hanno la chiave. Ma dai, li abbiamo già visti tutti, fottuti i cadaveri. No, non è detto. No, magari non ci siamo avvicinati. Agonia, se trovi un cadavere avvicinati e guardalo. Sì, ho capito, sto cercando. Siamo già venuti, porca puttana. Sì, siamo andati un po' ovunque ormai. No, ma c'ero forse qualche secondo fa con Josh. Sì. Labirinto di merda. Là c'è un cadavere, ma ho già una lettera in mano. Non penso abbia anche la chiave. Il bello non sarà il... Cioè, uno trova la chiave. Ma poi il bello, sai qual è? Andare a trovare dove cazzo va la chiave. E non va mica dove avevamo visto che si arriva la chiave? Sì, ma non mi ricordo. Vabbè, lo troverò. Io sì. Perfetto. Io mi ricordo, è l'unica cosa che mi ricordo. Troviamo la dove chiave sta allora, la porta. Puttana.
No! Agonia è morto. Angul. Vabbè, comunque ero vicina. Allora, c'era un punto in cui non riuscivo ad avvicinarmi a dei cadaveri. E ho sospettato avessero qualcosa in mano. Però non vedevo niente in realtà. Forse ho trovato il cadavere giusto in un cosa no sense. Vediamo. Ma quello è già una chiave, gliel'abbiamo presa. Oh, allora no. Tu controlla, no? Controlla, no, no, non c'è, ho guardato. Era quello lì, quello là, ho guardato. Questo qui c'era la chiave. No, c'erano dei cadaveri che erano tipo... Sì, mezzi imboscati, no? Non mezzi imboscati, erano tre più che altro. No, sti scarafaggi giganti. Dobbiamo tornare nella parte quella con gli spuntoni. Secondo me. Noi dobbiamo guardare tutto. Tutto questo inizio l'abbiamo già visto. Qui c'è dei cadaveri. Quelli lì, appunto, non riuscivo a raggiungerli. Questa stanza, se, cioè, è inutile, perché deve essere così vuota? Cioè, sospetta, capisci? Il gioco. Lo so, ma perché andare qua, capisci? Già. Cioè, deve essere qualcosa, cioè poi ce ne sono tre. No, comunque, cioè... Lo spawn delle chiavi è casuale. Magari, aspetta, ho capito come si può fare ad arrivare da quella parte. Cioè, bisogna... Merda! Salirsi su sto... E vaffanculo. Sì, però potevano fare che il personaggio può saltare, cioè... Ma scherzi, ma sai come panica in più dovevamo fare? Sì, infatti. Trovata! Grande, cazzo. No. Lo sai dov'era? Dove? Dove? In mezzo a tutta sta spazzatura in terra c'era un cadavere che manco si conosceva. Ma va, non l'avevo infatti manco visto. Vabbè, io sono perfettamente alla porta iniziale. Dove devo venire? Allora, sempre a destra. Allora, praticamente noi proseguendo sempre per il tunnel, no? A un certo punto ci ritroviamo... Ma come sempre a destra, cazzo dici? Sì. Oh, no. Josh, portalo dove... Oddio, portalo dove... Dove eravamo. Aspetta, prima. Sono ai barili e alla porta io. Sto continuando okay, dritto. Ok, ecco, ecco, allora. Aspetta, fermati là. No, quello sei giù, Josh, no? Sì. Oh, dove vai? No, non è di là. No, torna indietro. Ma chi? No, è di qua, arrivo uguale. Ah. Sto cercando lunga per aiutarmi con la gelatina, capito? Quindi qua c'è la gelatina. Sì, sì, è molto più lunga, non la cacare manco tutta strada. Ma i topi possono andare anche sulle scale, tipo? Sì. Ah. Già, che palle, quando è che mi liberano la strada? Oh, mi sono rotto il cazzo, apriamo quella porta di merda, dov'è? Sono qui, la devo aprire o aspetta? Aspetta, non so come arrivarci. Sto arrivando. Ma sei passato da quel tunnel ferroso? Con tutte le cosine a terra? La spazzatura, no, però dici. Arrivi anche da lì. Dalla stanza dell'armadietto col codice. Vieni, vieni da quello lì, vieni da quello qui. Sta arrivando il coso, occhio. Ok, ho visto il coso. Lo vedi? Quindi io siete lì. Dal coso. Dal cazzo di topo. Dove gigante. Dove sei? È qua l'uscita. Tu sei da un'altra parte allora. Mi vedi, Josh? È arrivato, sì. Ah. Devi venire di qua. Ma no, ma era questa la chiave. La porta con la chiave. No, mi sa che è sbagliato. Ma tu l'hai aperta? No, ancora no, ma è qui. E ma anche qua c'è una porta a cui serve una chiave. No, ho capito dove cazzo sei andata te. Te all'uscita. Come hai fatto a salire? Ma peggio. Ah.
Sta, arrivo anch'io. Minchia, inizio a non capirci più un cazzo. Nicole, fai quel tunnel che ho fatto io, che arrivi diretto, dai. Era più corta di quanto pensavo. Ti ricordi quel tunnel dove mi hai visto? Eh sì, devo arrivare. Ti vengo a prendere. Cazzo, il topo. Ok, vado alla porta e li aspetto. Sono alla stanza dei trituratori. Arrivano. Vieni in qua. Segui il topo. Quale topo? No, vieni verso l'uscita. Dai, vi aspetto alla porta, muovetevi, cazzo. Pubblicità. Yo, Blow. Tu ancora non abbonato al canale di LeechSlim? Questo problema. Abbonati adesso per ottenere tutti i vantaggi dei LeechSlimers. Non avrai più interruzioni pubblicitarie. Troppo fastidiose, cacchio. Otterrai emoji personalizzate da utilizzare nella chat. Guadagnerai LeechSlim points doppi, che potrai sbloccare quando tu volele. Avrai l'accesso ai VOD, così da poter vedere le live registrate. Infine, avrai anche l'accesso al canale dei LeechSlimers su Discord. Quindi tu cosa aspettare? Io consigliare di abbonare. Se hai Amazon Prime, l'abbonamento mensile sarà gratuito. Digita in chat punto esclamativo sub o punto esclamativo Prime per maggiori informazioni. Let's go! Merda! No, come ferma, stai immobile all'anno. Immobile, sì, sì. Dai, io! Lo sai che faccio? Te lo chiamo io, te lo chiamo io. Aspetta, 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 che te lo chiamo se riesco. Aspetta, aspetta, dai, 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 aiuto. Dai. No, non posso. Aiuto! Non posso, non posso, mi dispiace. Prenderò, Rich, prenderò. Fischia, Rich, fischia, entra dentro la porta. Entra dentro. Non t'ha preso, vero? No. No, dico, Nicole? È sparito, non so dove sia. Bene, vieni, vieni, è andato avanti. Continua. Continua, sei chill, stai tranquilla. Ok, ok. Corri, veloce, corri. Corri, prendi questa scala qui davanti. La giro su. Bellissimo trollarlo quando non ti può uccidere. Sì, ora però smetti perché dobbiamo arrivare noi. No, fanculo. Bella, cosa sarà la foto della copertina di questa live? I due porci topi di fronte a me. Che schifo. Sembrano dei maiali. Quando ti riesco a passare? No, aspetta. No. Non se ne vanno via, mi sa che li ho buggati. Cristo. Aspetta, se fischio... Occhio, stanno venendo in qua, Nicole, vieni. Ah, ok, se ne sono andati. Ma sono buggati. No, non ci credo. Aspetta, fischio un po' verso qua, magari. No, no, lascia. Nell'angolo della stanza. No, sono più buggati. Vabbè, chi si sacrifica? Dai Josh, sacrificati che sai fischia, falli allontanare, muori e poi torni. Che sai come no, tornare, dai. Voi mi mettete la chiave entrare. Dai che sai come tornare, muoviti. Io mi nascondo nell'angolo, Ora si spostano e io passo. Non si spostano, sono buggati. Ma li vedi piano piano slidano in qua. Ma se li vado identici. Vai, vai più avanti Josh e fischia, sennò se viene fin qua mangia anche me. Ho rotto il gioco. Va bene. Dai, non perdiamo tempo. No. Josh. Ma ti faccio vedere io come. Fischia da molto lontano, magari non ti trovano. Non muori neanche. Io ce l'ho davanti. Ok, si sono spostati. Sono andati via, si sono. Oddio, fanno il giro tondo. Dai, vi aspetto. E io come faccio? Ce l'ho, c'ho il suo colo davanti. Basta che arrivi piano piano. Ok. Dai, apri sta cazzo di porta. Aspetta che mi hai presa paura che ce l'avevo davanti, quindi devo mangiare le pasticche. Mangio un sacco di gelatina, sta ingrassando, ho rotto il cazzo.
Dai, Nicole, corri. Prenditi la gelatina, Nicole. L'hai presa. Ok. Non mangiarne troppe, però, eh. No, aspetta, ci sono delle gelatine in più qua? Sì, un sacco nell'armadio. Allora. Lì all'inizio. Rich, che medaglione hai? Ho un bel pesce. Tieni, Nicola, a te ti do l'aquila. Prendi. C'è un problema, c'è una mano in ogni tunnel. Come cazzo si fa? Allora, adesso noi andiamo. Io vado nel primo, te Rich nel terzo, ovvero quello. E Nicole in mezzo. E come si fa a passare con la Nicole, mano? Ti svegli, non ti serve! Non ti serve, corto, vieni! Come si fa a passare? Passi accanto, fine. Ma non puoi accanto. Ah no, dobbiamo accendere qualcosa, aspetta. Come cazzo si accende? Moriamo, se ah, passiamo. Ah, butta l'olio, butta l'olio. Bastardi, morite. Butta l'olio. Butta l'olio della pasta. Lascia. Dove no. L'hai buttato, Rich? Spero non nel solito mio, perché sennò... No, aspetta, come fa? Ah, l'hai messo qui dentro, ok. Vai, ho messo l'olio, vai. Allora, Nicole, in mezzo, sì. Nicole. Qui, sì. Vai in fondo e metti... Ok. Il medaglione. Insieme? Sì, metti. No, no, che insieme, mettilo fine. L'ho messo, devo fare altro, no? No. Okay. Qualcosa è cambiato. Cosa è cambiato, però? Boh. Forse è quella statua di prima, quella statua del cazzo di prima. Vediamo su internet. Quella statua di prima è servita a qualcosa finora, no? È per mettere questi medaglioni. Come per mettere questi medaglioni? Se li abbiamo messi qua. Ma la statua ti diceva come andavano. Dai, ho capito dove andare. Dai, se no mi scassi i coglioni. Ci vuole troppo. Dai, gelatine, ti seguiamo, dai. Gelatina. Ci siete? Sì, vai. Non so minimamente Agonia, dove andare. Go. Come no? No, non mi ricordo. Sei sempre tutto, vai. Bene, andiamo. Mi fido di te. Agonia che muore fra 3, 2. Perché? No, scherzo. Non è qui. Forse la gelatina serviva per quello, per andare in culone da qualche parte. No, manca un pezzo ancora. Oh, guarda qui dentro però che c'è un... Aia, puttana miseria, mi sono cagato sotto. Però qua c'è un... Un bottone tipo, una, due luci rosse. Sì, sì. No, Ma va un ghoul. Oh, ma Cristo. Mi ricordo l'uscita. Josh? Che cazzo sta l'uscita? Dove dobbiamo andare? Sto guardando. Ditemi se devo rispondere. No, che coglione. Dove sei, Rich? Sono morto. Vabbè, vieni con me, Nicole. Aspetta, c'è... C'è lo strunz. Aspetta, aspettate qui, dai, vado a prendere l'ingranaggio. E se dov'è? Dov'è? Alla statua c'è scritto. Vedi che non tornare alla statua.
Cazzo. Sì, perché è cambiato. Vabbè, io so, arrivo in 2 secondi. Vai. Perché era l'unica cosa correlata con le monete, la statua. Io vi seguo, se capisco dove andare. Ma stai lì, che se no ci metti 40 anni a tornare lì e in 2 dobbiamo premere il tasto. Aspetta. Ecco, sei tu? Sì. Dov'era la stanza con la porta? E vabbè, torniamo indietro allora, Rich. Sono disorientato. Dov'è? Vieni di qua. Dobbiamo tornare alla stanza di poco fa. Ah, ok, bravo. No, questa è un'altra. Ma che cazzo? Che cazzo? È il labirinto che ha già fatto Josh, mi so. No, lascia stare. La porta di poco fa dov'è? Quella era che è dell'ingranaggino. Non era qua. Aspetta, sì, no, è qua, è qua. Ok, mi ricordo che Josh voleva salire qua. Poi è tornato indietro, poi è andato qui. Eccolo. Qua. In fondo tutto dritta a sinistra. Dai, tryharders. Presero l'ingranaggio. No, guarda, no, che stupido. Ma guarda, cazzo. Che stupido, cazzo. Stavo aspettando il mostro. Dai, ti stavo guardando dietro già. Non ci posso credere, che cazzo. Oh, Kevin. Tutto bene, tu? Ma hai visto che fine da fesso che ha fatto lì? Oddio. Qua giù non vieni, stai tranquillo. Vole. Ah. Interagisce, aggiunge ingranaggio. Ragazzi, siamo vai, messi vai. Bene. Bene, bene. Muovi. Eccomi, brutti stronzi. Allora c'era quella cosa lì dei gradi, 120 gradi, 30 gradi, no? Forse è qua che si usa. Rich, ti saluta Kevin, già lo sai. Aspetta, fagli vedere come sono, Kevin, guardami. Kevin. È una Lolita satanata. Oh, guarda qua. Ti prego, ciao. Muori così gli faccio vedere in mezzo alle gambe. Dai, andiamo. Ha girato? Giro io. Aspetta, no, non mi gira, bravo, provate. Non sai manco girare una ruota, cazzo. Ma non mi fa girare nemmeno a me. Deve morire per vedere visto. È buona, Rich, è buona. Non va. Mi fa interagire. Nicole invece ha il personaggio come... Non va. Come in RP. Così. Dai, Josh. Gira sta cazzo di ruota. Tu riesci sempre a girare le ruote. È una tua dote. Move cursor horizontal, turn object. Horizontal, quindi da destra a sinistra. Ah, lo stai facendo? Non è che serve tipo un... una specie di chiave, come che si può chiamare? Il piede di porco, non so. Horizontal, forse ho capito cosa intende. Horizontal. Aspetta, ma mancano pezzi. Boh. Queste ruotine di giù non girano, Josh, per quello non va. Bisogna completare le ruote. Altra roba. Vedi, le parti rosse bisogna riempire. In modo tale da avere tutti gli ingranaggi infilati. Hai ragione. Ma se cliccate interagisci vi fa fare qualcosa? No, non puoi fare niente perché... E allora come puoi aggiungere la roba se non... No, sì, puoi scegliere anche l'inventario in realtà. Cioè, adesso, cioè... Ora trovo una stanza senza etichetta, lontana dall'ingresso delle fogne dove c'è l'oscurità al di là. Che cazzo di soluzione di merda è? Vai Rich, sacrificati. Ma fare che? Ora stacco. Davanti. Ma l'abbiamo finito il livello? No. Manca sta cosa e poi abbiamo finito. Se noi facciamo sto ingranaggio qua. Aspetta. Kevin!
Se stasera andate su qualche altro gioco ci sono, ma che io no, cioè finisco questo e stacco, minchia, sì, mi toglie troppa energia questo gioco di merda, non vedo l'ora di finirlo. Una fila di celle sono queste. L'ha deciso Josh. Sono delle punte fissate al loro interno. Sulla parete dovrai regolare gli ingranaggi. Cioè, chi cazzo ha voglia di risolvere dilemmi a questo? Interagisci con gli ingranaggi sul muro, apri il tuo inventario e punti. Aspetta, puttana. Siamo arrivati a cercare la soluzione su internet, che siamo troppo scarsi. Pesante sì, cazzo. Che cazzo c'è in mano? È tipo sto ingranaggio che devo metterlo in più posti, non ho capito. Mi dispiace ragazzi, ma mi tocca guardare un video. Agonia, prendi la il metal detector e sfidami in una... Ok. In un incontro di spade. Pronta? 3, sì. 2, 1, vai. Ti ho infilzata. Aia. Bastarda. Ok, ok, basta, basta. Kevin, potevi farlo con noi questo gioco. Siamo al penultimo livello. Poi ci fermeremo per oggi. E poi prossima volta facciamo l'altro livello e basta, mai più. Chissà che cazzo servono i secchi. Ma i vecchi oggetti, secondo voi, servono a qualcosa? Tipo anche il posterino, quello là. Oddio. Ma puoi decidere tu cosa disegnare? Io è la cosa più divertente, cazzo, di questo gioco. Ho finito. No, l'ho finita. Anch'io. Un culo. Oh no. No, potevo farla anche in altro colore. Sì. Dai, Josh, cazzo. Ci vuole la leva, ragazzi, non so dove trovarla. La leva? Per girare gli ingranaggi. La leva. E cerca how to find the... non so leva come si dice in inglese. Inside the backrooms. Fanculo, cerco io. Inside the backrooms. Leva dove? Ingranaggi. Come si fa a parlare con la radio? Josh ha mangiato una jellyfish in real.
Prendetelo, prendetelo, prendete Rich. Entra nella stanza e cammina lungo il corridoio buio. Fai solo attenzione alla creatura del braccio. Alla fine di questa stanza ci sarà una fila di celle con delle punte fissate al loro interno. Josh, entra nella stanza e cammina lungo il corridoio buio. Fai solo attenzione alla creatura del braccio. Alla fine di questa stanza ci sarà una fila di celle con delle punte fissate al loro interno. E una serie di ingranaggi sulla parete di fondo. È questa la stanza. Ah, dovrai regolare gli ingranaggi per disattivare i picchi. Consentire l'accesso alle 6 celle. Interagisci con gli ingranaggi sul muro. Apri il tuo inventario e posiziona l'attrezzatura al suo posto. In caso di confusione fai clic su usa e il gioco lo metterà al posto giusto. Dovrai posizionare la leva del cambio sulle tre marce, una alla volta, per ruotarle all'angolazione corretta. L'ingranaggio di sinistra è il numero 1, l'ingranaggio di destra è il numero 2, l'ingranaggio più in basso è l'ingranaggio numero non si sa cosa. Ruota la maniglia del cambio nella posizione approssimativa dell'angolo, dove è 0 gradi e non è il punto più alto. Ah, ma è la roba dei gradi. Il problema è trovare la leva. Dai, veramente siamo quasi arrivati alla fine. Poi c'è la stanza delle uscite, cazzo, dai. Yeah, yeah. Allora, sai che sto provando, Rich? Ad andare a ristaccare i cavi. Guarda se si alzano quegli sponzoni. Ok. Ok, Rich Stronghold. Sì, sì, vai. Vai, vai. Che figo, c'era... Qua in questo sito c'è la mappa di, del posto dove siamo adesso. Ho visto, sì. Comunque non si sta ancora attivando nulla. Forse non hai... Ma non mi fa minimamente interagire qui. E mi sa che se l'hai inserito... Certo, uno lo inserisce prima e poi... Con il GRCOG, che cazzo è? GRCOG. È il cucino dell'uovo alla coq. Dai, dice con il GRCOG in mano vai nella stanza del contrappeso. Risolvi il puzzle usando la leva che è raccolto nella stanza dei rifiuti. Ma forse non è stanza il... Stanza dei rifiuti? Sì. Computerino, tipo. Risolvi cercami il puzzle... dove è la stanza dei rifiuti. Dai, è quella di prima, ci siamo passati un sacco di volte. E di cos'è che abbiamo? Scusa, non ti ho sentito. La leva. Inserire l'ingranaggio e fissare la maniglia a uno degli ingranaggi, quindi ruotare la maniglia. Dai, la stanza dei rifiuti bisogna trovare, porca puttana. Ok. Vai, Josh, è già andato? Ma no, ma noi aspettiamolo qua, sì, cioè va sì. Josh a prendere la leva. Volevo vedere da vicino questa blatta. Scusa, non ti piace questa stanza piena di paperelle e sorrisi? È più bellina questa blatta. Appena mi carica l'immagine della mappa. Intendi l'insettone schifoso che sembra una blatta? Sì. Chi è che ha abbaiato? Ah, il cane che c'è qua. Si è sentito, minchia. Sì. Sente tutto. Pensavo allora ci fosse un nuovo mostro. Però mi sembrava un po' un verso innocuo. Una donzella in pericolo. Josh, come sei messo? Io non le trovo stanze rifiuti, come... Ci sono passati prima varie volte. Dimmi com'è fatta. Aspetta. Cioè, ricordami che stanza è.
gelatina. Come si chiama questo livello? Sewer. Sewer con la doppia V. Sewers. Ma raga, ma gli spuntoni questi qua che avete disattivato, perché li avete disattivati? Cioè era arrivare alla statua. Ah, ok, se si disattivavano. Ho trovato una mappa. Sì, anch'io l'ho trovata, ma non c'è trash room lì. Dov'è che hai trovato la mappa? Online. Garbage room, Josh. Garbage room. Allora, dove sei tu adesso? In che stanza sei? Io sono... Ah, ti dico vicino. Dammi un punto di una stanza nota. Waste. Cioè, guasta, cazzo dici? Wait, cosa? Una stanza, cioè quella dell'olio, quella del metal detector. Il labirinto, ci sa arrivare a quella del labirinto? Sì. È vicino? No, però so arrivarci. Quella dei tre medaglioni? Sì. Sì, nella stanza dei tre medaglioni? No, non ci sono, però so arrivarci. E vai che ti spiego... O comunque se ne trovi una nel frattempo lì, dimmi qual è. Allora ti dico, ora dovrei arrivare a waste treatment, una cosa del genere. No, what? Ma qui è scritto in arabo. Dai, vai in quella dei tre medaglioni, fuori però, che da lì ti dico dove devi andare. Sono qui però... Invece di andare fuori io andrei un secondo dentro, così mi piglio la gelatina, perché non mi muovo. Vai e poi quando sei all'uscita, guardando spalle all'uscita, ti dico dove devi andare. Vai. Aspetta che c'ho un topo di merda. Vabbè raga, capito, non ve lo posso far vedere perché non sentite Josh. Proprio... Dai. Vai. Allora hai le spalle alla porta? Spalle alla porta. Gira a sinistra, cioè vai a sinistra e gira la prima a sinistra. Okay. E vai dritto. Ok, una volta che arrivi al bivio che puoi andare a destra e a sinistra, vai a sinistra. Ok. Non girare a destra, gira la seconda a destra. Ok, devo tornare all'inizio. Vai tutto dritto poi. Bravo, all'inizio, esatto, all'entrata. Dall'entrata, quando arrivi all'entrata, gira a sinistra. Vai tutto dritto in fo... Ci sei? Aspetta, sto andando piano che sto dietro un topo di merda. Sto facendo il tunnel, quello lì, quello lungo, insomma, hai capito? Sì, ma ora non so più dove sei. Comunque, dall'entrata... Sono all'incrocio. Vai all'entrata. All'incrocio, allora, all'entrata ho girato a sinistra e ora tutto sono dritto, tutto dritto. Continuo ancora più in fondo. In fondo tutto dritto, puoi solo girare poi a destra. La stanza dei rifiuti è quella dei... coi tritoni. Boh. Puoi girare solo a destra e poi giri a sinistra e la trovi subito lì. Quella lì è la stanza. Sì, garbage room, è la stanza dei rifiuti. Si chiama così qua nella mappa in inglese. E lì dentro dovrebbe esserci sta cazzo di leva che non abbiamo visto. Dimmi che c'è, porca troia.
Poi ora scopri che ad ogni partita in realtà vengono spostati gli item. No, dai. La posizione casuale. Josh? Oh. Dove sei? Sono qui che cerco. Allora, stanza dei rifiuti può essere solo quello. Ma non è che l'ha presa qualcuno di voi e ci sta facendo schizza di capo? Fammi controllare, ma non credo. No. No, io ho solo un secchio di roba che ci potrebbe servire. Un secchio di roba che ci potrebbe servire? Ho solo un secchio delle cose che potrebbero servirci. Qui non c'è. È per vomitarci dentro, Rich. Aspetta. Siamo tutti morti, siamo finiti. La muerte. Sto guardando un video, aspetta. Io sto guardando un video quando trovano... Hai rotto una porta con una catena? La catena di una porta? Sì, sì. Niente, anche nel video arriva che c'ha già la leva, non capisco in che momento la prende e dove la prende. No, infatti anche io ora sto guardando un po' tutto a vedere quando la prende. Niente raga, siamo bloccati, cioè non sappiamo dove trovare una fottuta leva, cazzo, che palle, oh. Non è, cioè non, manco nei video riusciamo a trovarla, questa porca puttana di leva. Cioè manco con l'aiuto. Neanche col fottuto aiuto, bro.
Allora, qui ho visto dove l'hanno trovata loro. Dove? Io non lo trovo, boh. Nella stanza dove ero io, la, quella là dove c'era il metal detector. E ti giuro, è invisibile. Oh. Cioè non però si vede, ti deve avvicinare per interagire. Manco col cazzo, io guardo, sei lì, spero. È così piccola che davvero è nascosta. La vede lì, se no non so più che fare, ragazzi. Ma è lì per forza, dai. Sei vicino a quella stanza? Vicino a quella stanza? Sì, sto già andando. Vediamo, raga, se la trova. Dai, che cazzo è successo? Josh, ti sto guardando, voglio vedere. Dov'è cazzo Josh, è questa chiave? Spero che sia qui. La troverà? C'è un cazzo. Ti ricordi il punto preciso, però? Era qui. Eccola, no. Ma veramente lì? Questa è la stanza dei rifiuti o no? Sì, dovrebbe, sì, certo. Ma ti guardo anch'io. E nel video dov'è? Nel video è lì. Lì vicino all'armadietto. Qua, sì. Ma che cazzo. Com'è possibile? Eccola. Dai, vieni. No, aspetta, l'ha trovata. Cazzo di Buddha, sì, l'ha trovata. Cioè, quella merda era, ma vaffanculo. Oh, perché ho visto illuminarsi la E. No. Oh, figlio di puttana. Adesso sei molto lontano. Allora. Ma Rich, ma noi ritorniamo qua alla stanza, perché non ci ricordiamo più il punto. Sì. No! LOL. Va un po' di fretta. Da dove cazzo faccio prima per venire da voi? Da qua. Dove vai? A sinistra o a destra? Dai, levati dal cazzo. Mamma mia. Però puttana Eva, te, il topo, quell'altro. Niente. Morto anche tu? Sì. Annage. Che palle, raga. Questo gioco è troppo... Mamma mia, sta leva, che ansia, Si vedeva un... manco per il cazzo. No, era impossibile trovarla, cazzo. Però la stanza giusta l'avevo trovata io, senti che mi avevo mandato da altre parti. Ma come, non era quella che ti dicevo io? No, quella è dove ero io che te mi hai detto di andare via. Boh, stanza dei rifiuti nella mappa, cioè si chiamava così.
Sto arrivando. Non ci crediamo più ormai. Allora. Vai. Allora, il numero 1 è 320 gradi. Cosa sta... sta roba... sta passando? Cosa? Oh, così va bene? Queste cose qua, questi... Così dovrebbe essere bene. Ok, fai gli altri? La seconda 180? Sì. Vedi che spingono queste cose che scendono verso il basso. Ok, è la terza 20. Sì. Qui la luce è diventata verde. Ok, tutto verde. Si è alzata roba. Ha bisogno di un secchio per raccogliere. Questo si è alzato. Io ce l'ho il secchio. Sì, ce l'ho anch'io. Raccogli carne umana. Occhio che c'è la chiave lì. Nicole. Fai passare. Sì. Chiave uscita dalle fogne, GG, raga. Ok. Aspetta che c'è un foglio qua nell'ultima. Ma perché stiamo raccogliendo carne umana? Poi la mangiamo, no? Ma non è che c'è qualche mostro. La dobbiamo lanciare in faccia, dici. E andiamo in pasto. Aspetta. Qua c'è un foglio comunque, se lo volete leggere anche voi. Leggi, leggi, vai, leggi. Ah, è un codice. Come ancora? Rosa AB1, blu RJ4. Era quello di prima, no? C'è? No. Dai, ho fatto una foto, Rich, se non vuoi scriverlo. Non era lo stesso codice di prima, rosa AB1. No, è diverso. È diverso. Dai, andiamo, andiamo all'uscita, boys, followatemi. Dove sei? All'uscita. Usato gelatina? Sì. Non ne ho. L'hai mangiata tutta. Occhio mostri. Tutta l'hai mangiata. Vecchio porco. Cagherai gelatina, cazzo. Ragazzi! Incredibile! No. No, si è chiusa, vai. Oh. Qua. Si chiude, oh. No, si chiude da sola. Rich, c'è i mini ratti, l'hai visti? Minchia, mo. E devi andare alla carne umana? Cazzo, l'ho messa qui davanti, ho sbagliato. Vedete che vi corrono addosso, buttatela. Beh, entro. Non ne ho più, ragazzi! Dategliela voi! Ok, dai, andiamo via. No. Venite qua. Cosa cazzo c'è qui, la regina? Ho finito la carne umana! Josh, devo tagliarti il pistolino. C'ho la figa anch'io. Lol. I cavi sono laggiù. Secondo te ce la fa? No. Secondo te ce la fa? No. Mangul! Io sono ancora vivo. Per fortuna la porta è qui. Si sta nutrendo di quella cosa. Ma che minchia faccio? Io sono qua nell'angolo. C'è una cosa da premere qui. Posso interagire qua? Codice, devi mettere i fili. Mi devi dire il... dimmeli. Dimmi, allora, AB1. Allora. Rosa. Allora, rosa AB1. Blu... Sì.
RJ4. Aspetta che non riesco a collegarli. Non sopra la scritta, poco sotto devi metterlo il filo. Poco sotto la scritta. Poi dopo bianco. Allora, bianco a C2. Poi blu. B3. No, verde blu. Io so. Blu cosa? Blu ti ho detto RJ4. Beh, quello che rimane, no. Ok, fatto. Clicca la leva. C'è una leva. Ok. Sì, fatto. Aiuto, mi mangia. Che ti mangia? Ditemi che se dovete uscire mi faccio mangiare io di lato così correte. Si fischia qualcosa, aiuto. Aiuto! Oh, madonna. Corri Rich, vaffanculo. Comunque era ancora rossa sta minchiata di leva. Sì, la tua era rossa, perché? Ma hai cliccato sulla leva per aprirla? Sì. Scendeva giù. Boh. No, qui è bloccata, raga. Sì, vabbè. Come hai fatto arrivare di là? Così. Aiuto. Come faccio? Allora, non è che forse... Lei ha corso e ha ucciso me. Non ho corso. Io intendevo a me. Rich bastardo. Molto non so come far diventare verde la roba. Devi premere sulla luce. Lo so, ho premuto sulla luce, ma non va. Mi fa danno. Anzi. Levati. Ci pensa Josh. Vabbè, cioè. Prova ad abbassare la mia. No, aspetta. Magari quella giusta da accendere era quella, no? Ah no, non posso più interagire con la mia. Ma tu hai anche tu rosa, blu, bianco e verde, Rich? Sì, era lo stesso codice. E allora io c'avevo l'altro codice. Ah, l'altro! Infatti. Tu te lo sei segnato? Sì. Vai, bianco. Era quello che ti ho dato io? Sì, hai ragione, ecco perché erano due, erano simili. Esatto. Vai, allora, bianco a B1. Allora era già messo a posto il mio. Vediamo poi. Blu BA3. Rosa AC2. Verde RJ4. Fanculo. Era questo. Ok, ora. E ora... Ma quindi c'erano due cose. Sì, erano due. Uno me l'aveva dato prima, Agonia. Sì. Infatti... Ho sentito un rumore. Allora... Mi si è attivato qualcosa. Sì, è la porta di là che si è aperta. Quatti, non saltate. Non si può saltare. Vabbè, non si corre in tempo tempo quello. No. Ora poi vai. Fanculo, Josh, hai sbagliato. L'uscita, vaffanculo, io me ne vado. Woohoo. Non ci posso credere. Josh si è perso nei backrooms. Oh, guarda il culo, si vede il mio culo da sotto. Ma io vedo il mio. Ehi. Che cazzo è questo? No. Era una trappola, abbiamo perso. Ok. Continuo in The Terror Hotel. Quindi ci manca l'ultimo livello, giusto? Vi immaginate che in realtà dobbiamo sbloccare qualcos'altro come l'altra volta? No. Vediamo, verifichiamo e vi saluto. Io che ho le palle stanche. Non girate. No, vabbè, dai. Si è attivato Terror Hotel. Dai, alla fine l'aiutino solamente alla fine. Sì, dai, ma per la leva. Sì, dai. Ci sta, era impossibile trovarla con la leva, dai, ma vaffanculo. Esatto. Sì. Bene ragazzi, allora quando è che ce la facciamo un'altra partita? Prossima settimana? Sì, per forza. Dai, lo dobbiamo finire comunque, io lo voglio finire sto cazzo di gioco. Magari lunedì ormai. Sera. A me basta che ci siete dalle 9. Boh, facciamo voi lunedì, sapete lunedì quando sera. Ci sono io ci sono da lunedì al giovedì, dalle 9:15. Perfetto, dai. Quindi dipende da voi. Ora Terror Hotel 0 so io. Mai provato, mai. E vabbè.
Allora, se non lunedì, martedì. Comunque ci aggiorniamo lunedì e vediamo, ok? Martedì io potrei avere dei problemi. Allora, tanto la sera. Quando si sta bene tu. Ok, vabbè, bella allora. Ciao. Bella, dai, ciao, bene. Ciao. E niente, chat, che dirvi? Ci salutiamo qua, non so se c'è qualcuno che sta guardando, vedo che c'è qualcuno in chat connesso. Siamo riusciti a completare anche questo livello, ci manca l'ultimo fottuto livello, che faremo prossimamente, nei prossimi giorni, ok? Quindi detto ciò, signori del pubblico, vi saluto, che ora è? 12:50, perfetto, mi posso rilassare un pochettino. Ciao a tutti, let's go, facciamolo!